signor Schiavi. Adesso mi dica, c'è qualcuno che per caso la odiava particolarmente? No. Hanno rubato i soldi alla povera signora Menozzi. Lorenzo, Alessandro ed io andremo a casa di Marco e voi tre andrete a casa cercando la casa di quello che è morto tra i sassolini. Andiamo. Ok, allora ci ritroviamo qui fra un'ora. Ok, va bene. Dai, andiamo in casa Menozzi. Parlo prima io che sono il più grande. Sì. Tu entri, capito? Sì. Sbrighiamoci, dobbiamo far presto. Ehi, tu! Puoi aiutare a fare dei figli? Ok. Muoviamo! Risaliremo le impronte digitali, deve essere dell'assassino. Ci sono pure delle macchie di sangue. Guarda. È vero, eh? Potremmo risalire delle impronte digitali all'assassino. Che bello. Non abbiamo trovato niente. Vediamo se gli altri hanno trovato qualcosa. Ehi, voi avete trovato qualcosa? Sì. Speriamo che gli altri abbiano trovato almeno qualcosa. Speriamo. Noi sì, voi abbiamo trovato un coltello, i miei genitori possono risalire per più tempo alle impronte digitali. Facciamo una cosa. Dov'è? Aspettate. Ehi, voi, guardate cosa ho trovato! Cosa? Guarda! Fammi vedere. Dietro. Nella, via cassetta la posta. Non c'è scritto. Allora. Se vi rivedo in circolazione, vi ucciderò. Firmato? Nessuno. Ehi, cosa dite? Continuiamo l'indagine? Io ho un pochino paura, però continuerei. Scopriamo l'assassino. Facciamo delle votazioni per chi vuole o chi non vuole. Ok, io voto di sì. Pure io. Io voto anch'io. Per me è uguale. Oh, ma sentite ragazzi, andiamo a mangiare. Ma stai zitto! Sono sicura che stasera l'assassino uscirà di nuovo e credo che farà un altro conto. Quindi faremo dei trabocchetti. Trabocchetti? E io cosa ho detto? Mettiamoci il lavoro, indaghiamo.
Bene. Sono le 4:23. Su ragazzi. Il mio fa le 4:30. Il mio 4:40. Il mio alle 3:30. Le mie 4:50. Il mio 5:40. Il mio 4:47. Il mio 5. Il mio 5:02. Ok, andremo davanti a casa di uno per indagare. Io mi arrosto in un'altra casa a Torino. Si dice a posto. E io cosa ho detto? Ok, io andrò a casa Scrinzi. Io a casa Menozzi. Anelli. Io a casa mia. Io a casa Greco. Dopo un'ora è successo qualcosa mentre eravate arrostati ai posti? Si dice appestati. E io cosa ho detto? No, non è successo niente. Su ragazzi, prepariamo i trabocchetti. Io nel primo pezzo di strada. Io nel secondo. Io nel terzo. Io nel quarto. Io preparerò i trabocchetti nel quinto pezzo di strada. Si dice trabocchetti. E io cosa ho detto? Io li preparerò nel sesto pezzo di strada. Io li preparerò nel settimo pezzo di strada. Attento, appena passa, tira la corda. Dove altre cobbette? Devo stare attento, appena arriva devo tirare la corda. Con quest'olio scivolerà sicuramente. Appena passa, gliela stasci in testa. Andrea, passa, facciamo una prova. Io vado così, adesso vi posso dire quando arriva. Sono caduto dal mio stesso strabocchetto. Ecco, lo sapevo. A me mi capitano. Mi sono spettinato adesso. Correte, correte! Chissà dove sono andati a finire gli altri. Saranno Valeria sicuramente in ritardo. Lorenzo e Ferruccio, dove... Chi è che li ha visti? Tu? Cosa ti sei fatto? Niente, ho cercato di catturarlo, sono scivolato. Qualcosa di grave? No, non tanto. Sei spettinato? Giusto. Ragazzi. Hai visto la caccia? E Valerio? Non lo so. Ecco, hai visto la caccia? No, che stupido, sono scivolato nel mio stesso olio. Andiamo a cercarlo.
Io vado a pettinarmi. Non avessimo pensato al caso di Marco, l'avessimo cercato di risolvere alla polizia, non sarebbe morta nemmeno la Katia. E poi c'è il rischio che muoia qualcun altro di noi. Non l'abbiamo beccato. Ehi, eccolo! Ehi, ragazzi! Chi è che entra? Ah, non guardate me, io ho paura. Io neanche per sogno. Io mi pettino. Io? Sì, va. Veramente in trappola. Questo è ancora da vedere. È veramente in trappola, così non posso scappare. Cosa facciamo? Dare monete d'oro. È meglio che le diamo alla polizia.
Chi vota per darli alla polizia? Io li darei, poi magari ci daranno una ricompensa. È vero. Per me ha ragione Ferruccio. Vale molto. Guarda, si spilla. Si darà anche molto... Di diamanti, quella è stata rubata. E tutto, sono tutte cose... È tutta roba rubata. Ah. Oro e argento. E platino. E ingotti. Platino ce n'è poco, però c'è... Due coppe ci forse sono. Forse il tesoro che avevano rubato l'altra volta. Due coppe di platino. Giusto. Dai, andiamo. Andiamo alla radio, la polizia. State attenti, magari, sì, ma... magari ci facciamo qualcosa in meno. Dai, andiamo. No. Ehi, Andrea, non fare il ladro, dopo ci vai di mezzo te. Via. È bello. Sennò dopo non ci daranno più niente. Andiamo, diciamo alla polizia. Andiamo. Peccato. Chiudevo, magari... Beh, voi iniziate ad andare, io magari chiamo la polizia. Il 50% del tesoro fu affidato per il loro coraggio ai Pugnes. Ecco ora i personaggi. Io sono Marco, il mio cognome è Anelli. Io sono Katia Cabelmater. Io sono Andrea Stefani. Io sono Giacomo Greco. Io sono Alessandro Porro. Io sono Filippo Schirinzi. Io sono Valerio Greco.